Buongiorno a tutti! Finalmente si parte per il primo weekend di prove pre-gara. Prossimo fine settimana ci sarà il GP di Pomposa del KZR Championship, tappa numero 2, ma esordio per me. E stiamo, adesso vi racconto, ora vi dico, per partire per circa 9 ore di viaggio, 800 km, per fare i test questo fine settimana in pista, per conoscere la pista, vedere com'è, a fare chilometri, perché di quello bisogna fare chilometri in pista, e sperare bene poi per il prossimo fine settimana. Questo fine settimana di allenamento in realtà l'avrei dovuto fare lo scorso fine settimana, tuttavia un colpo di febbre a 39,5 e una bella botta di influenza ha deciso di farmi visita ad aprile, quindi ho dovuto spostare tutto. E proprio a tal proposito ci tengo a ringraziare l'hotel rurale Cannavie, che è il posto dove avrei dovuto alloggiare lo scorso fine settimana, che ha compreso tutta la situazione e mi hanno annullato la prenotazione, quindi davvero grazie mille, servizio top davvero. E devo ringraziare anche la persona che è qui accanto a me, che non si vuole far vedere in video, che è la mia fidanzata, senza la quale io oggi non sarei qui a potermi fare 800 km, perché davvero fino a qualche giorno fa ero davvero messo molto male e queste prove sono state messe in dubbio fino all'ultimo. 800 km, circa 9-8 ore di viaggio, vedremo in quanto ce la faremo. E speriamo bene, speriamo davvero bene poi per il prossimo fine settimana. Sono carico, anche se è difficile farlo vedere. Andiamo! Arrivati con 2 ore di anticipo, ci è andata molto bene. State già vedendo qualcosina, però farò poi la recensione di questo posto e della stanza nel video apposito. Non so se la pubblicherò prima o dopo di questo video, comunque troverete tutto lì. Very good. Comunque le prime impressioni sono davvero ottime. Adesso cena direttamente qui, il paesaggio è veramente fantastico. Ecco, anche il fatto di fare un campionato del genere che ti porta in giro per l'Italia ti fa scoprire dei posti veramente molto 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 particolari. Vi do un assaggio. Riflettevo sul fatto delle autostrade, perché dopo più di 800 km il fattore strada si fa sentire. E ho notato e vedo sempre più in maniera costante quella che è la differenza tra le strade che ci sono da Salerno in giù e da Salerno in su. Però, fuori di polemica, poi magari ci ritorniamo in un video apposito, secondo me il tutto è da imputare principalmente anche al tipo di territorio che c'è, perché è evidente come il territorio sia proprio nettamente differente a livello orografico. Una tematica sulla quale pensare, anche perché comunque, cioè, dopo 800 km sono uscito stanco, sì, però in altri casi, avendone fatte meno della metà in altre tipologie di strade, ragazzi, sono uscito distrutto dall'auto, mentalmente quantomeno. Quindi adesso cena e noi ci vediamo domani direttamente in pista per vedere com'è questo circuito di Pomposa, la mia prima volta al circuito di Pomposa. Vedremo. Finalmente Pomposa, ci siamo! Allora, tra poco entrerò in pista, mia primissima volta su questa pista. Farò 3 turni, ovviamente ogni turno da 10 minuti. Proverò a farne 1, poi stacco e poi 2 consecutivi. Per imparare al meglio questa pista, anche se ovviamente i kart sono molto diversi. Adesso utilizzerò dei sodi che già conosco, poi durante il campionato KZR si gira ovviamente con kart molto 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 diversi, ma quest'oggi mi serve appunto per imparare la pista. Sono carico e adesso approfitterò di questi minutini per vedere un po' la struttura, perché
io non ho girato tanto, però questa è una struttura decisamente grande rispetto a quelle in cui sono stato sinora, quindi ne approfitto, anche perché, come vedete, il panorama è meraviglioso. Allora, vi racconto un po'. Ho fatto, come previsto, un turno da 10 e poi uno da 20, due da 10 consecutivi, e ho girato con un Sodi GT4. Faccio il primo turno con altri ragazzi, mi sembra del Team Zena, c'erano già i ragazzi del Team Zena in pista, e non sfiguro, imparo la pista. Best di 1.21. Dopodiché scendo. Ovviamente ho girato senza zavorre, perché il mio ragionamento è stato: i kart del KZR sono molto più potenti dei Sodi GT4, quindi se ci carico la zavorra comunque perdo ancora più potenza, quindi il delta tra zavorra e senza zavorra, comunque ho preferito avere un kart un po' più veloce in modo da simulare il più possibile le condizioni che troverò il prossimo fine settimana. Comunque, faccio questo primo turno, conosco la pista, non va malissimo. Scendo e inizia il secondo turno, che poi sono due turni in uno. Sempre senza zavorra, inizia a girare. Sicché poi i ragazzi del Team Zena, ovviamente, mi superano, mi doppiano. Mi superano a bordo dei Sodi SR4, non cambia moltissimo, ok? Siamo lì e loro hanno certamente più esperienza rispetto a me, ma mi passano. E noto una cosa che voi vorrete dare per scontato, so che qua sotto si riempirà di commenti qui sotto, io già lo so come andrà a finire questa cosa, e noto che giravano in maniera diversa. Ma che cosa fa? Su cosa fanno? Mi metto dietro uno di loro, quindi vedo dove frena e vedo che segue delle traiettorie totalmente diverse. Ora, sia ben chiara, io la teoria la so, cioè io so che in una pista ci sono delle traiettorie che peraltro sono ben indicate dal tracciato, cioè la parte più scura del tracciato è quella dove i mezzi passano di più ed è quella la traiettoria ideale, ok? Però personalmente la trovo controintuitiva. Non ci posso far nulla, la trovo controintuitiva al massimo e dunque non la seguivo. Ragazzi, ho seguito un giro, perdonatemi ma il braccio mi sta esplodendo, ho seguito un giro, la traiettoria ideale dal 1.21 a 1.20, ragazzi, 1.18, 1.18, ho tirato giù 2/3 secondi semplicemente seguendo la traiettoria, una cosa incredibile. Vi chiederete qual è stato il best di giornata, di turno, 1.14, quindi ho girato a 4 secondi di best da ragazzi che comunque girano molto più spesso di me, che conoscono certamente la pista, al contrario di me, con kart un attimino più potenti, di poco, ma poco di più. E ragazzi, cioè 1.18 solamente seguendo la traiettoria, quindi mi devo mettere in testa assolutamente che devo seguire le traiettorie come un mantra, me lo devo ficcare nel cervello. Purtroppo io quando sono in pista vado molto di spirito, ecco, vado molto di intuito e sbaglio assolutamente, quindi pur essendo controintuitivo devo seguire le traiettorie. Se seguo le traiettorie, mi alleno, qualcosa di buono può uscirne. Straconsiglio, per quanto vi possa sembrare controintuitivo, seguite le traiettorie, seguite la parte nera della pista. Questa, cioè, raga, 3 secondi tirato giù, pazzesco, 3 secondi. Comunque, per il resto, pista che mi piace tanto, e secondo me è un buon compromesso tra una pista veloce
È una pista abbastanza tecnica, non troppo, perché per me le piste troppo tecniche non piacciono. Però secondo me è un buon compromesso, mi piace, ben bilanciata, asfalto buono, buono, e poi hanno pure i LED ai bordi della pista per segnalare bandiera gialla, rossa, ho visto anche una bandiera blu, non era per me perché non c'avevo nessuno dietro, lo giuro, però mi piace, mi piace, mi piace. Mi era mancato questo dolore alle spalle post allenamento, ma è ottimo così, è un ottimo segno. Non è andata male, rivedendo anche i tempi a freddo, rivedendo di dopo nel complesso, non è andata per nulla male. Ho trovato un ottimo feeling con la pista e questa cosa mi ha sorpreso, mi piace. Ma prima di passare alle considerazioni finali, vi voglio far vedere una cosa. Perché ieri ho fatto un test con il paracostole. Allora, qual era il problema? Il problema era che mi stava stretto, cioè mi stringeva davvero tanto, troppo, e soprattutto durante i test di latina il paracostole davanti si è aperto qui, cioè continuava ad aprirsi nonostante fosse adeguatamente bloccato. Come vi avevo pure anticipato nel video dei test di latina, se non l'avete visto lo trovate qui, c'era secondo me un modo per allargarlo un po'. Questo modo era appunto quello di rimuovere queste. Cosa sono queste? Sono dei cuscinetti in velcro che si attaccano con questo velcro al velcro interno al paracostole, che secondo OMP dovrebbero dare un po' più di comfort. Nella realtà dei fatti io non ho trovato una grande differenza, anche perché il guadagno in termini di migliori indossabilità per me ha fatto davvero una grande differenza, non ero più oppresso e soprattutto il paracostole non si è aperto durante i test, quindi problema risolto. Dunque, se avete anche voi questo modello di paracostole e vi sta stretto, togliete tranquillamente i cuscinetti interni, perché tanto non dà alcun fastidio. Andando invece poi sul merito della pista, io ho riflettuto poi su quelli che potevano essere le differenze a livello di guida del kart. Ora, al di là dei modelli diversi, al di là del fatto che comunque chi correva aveva certamente molta più esperienza di me, e tralasciato il fatto delle traiettorie, ho notato anche un'altra cosa, che è un grande limite, tra virgolette, che so di avere, cioè quello dei cordoli. Ho notato infatti che gli altri piloti che gareggiavano con me prendevano molto di più i cordoli, ci salivano sopra. Ora, io istintivamente, soprattutto quando si parla di cordoli rialzati, non ho l'istinto ad entrare lì con le ruote, non posso farci nulla, cioè istintivamente vedo un cordolo e ci devo passare proprio pelo pelo, ma non salirci, non mi viene istintiva come cosa. Sia ben chiaro, il problema c'è solamente nei cordoli rialzati a mo' di cuneo. Nei cordoli come c'è a Pomposa, per esempio, l'ultima piccola chicane prima del rettilineo finale con il traguardo, quello lo prendo, che non è rialzato ma è dentato, quindi va benissimo, però gli altri non ci riesco, e l'ho notato pure in altre piste. Non lo so, l'ho fatto qualche volta, ma ho notato che il kart poi si scompone come se ne perdessi il controllo. Non credo proprio rientri nel mio stile di guida. Non so quanto questo mi faccia perdere, spero non tantissimo, davvero spero non tanto, ma lo vedremo appunto durante la gara, quindi mi vedrò. Proverò a seguire le traiettorie corrette in pista e vedremo come andrà. Prima di lasciarvi però, devo dirvi una piccola e ultima novità. Infatti voi state guardando questo video il giorno successivo alla gara, all'esordio. Quindi quando voi state guardando questo video, io ho già corso e il mio esordio c'è già stato. Questo perché? E perché è differente rispetto al programma che vi avevo detto in questo video dove ho annunciato il campionato? Perché nel frattempo mi è venuta l'idea di recensire le strutture alberghiere, un'idea che ho condiviso con voi sui canali Instagram, vi è piaciuta e quindi ho iniziato a farlo. E quindi la previsione di un nuovo video, che all'inizio non era previsto, mi ha portato a riconsiderare un po' tutta l'impostazione video e anche allenamenti.
Ho deciso infatti che sposto gli allenamenti, già dal prossimo GP di Arce farò gli allenamenti nella medesima settimana della gara. In questo modo si troverà uno spazio anche per i video della struttura alberghiera. Dunque, ve la faccio molto 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 più semplice. Sposterò gli allenamenti durante la stessa settimana di gara, quindi questo vuol dire che il video degli allenamenti e il video gara del weekend di gara vengono uniti in un unico video. Quindi pubblicherò poi un unico video con allenamenti, verosimilmente verranno fatti questi il giorno precedente alle prove della gara, salvo particolari esigenze della pista o altri casi particolari e straordinari che comunque vi dirò man mano. Poi prove libere e gara, tutto in un unico video. Contestualmente a ciò che verrà fatto anche la video recensione della struttura alberghiera dove andrò o dove andremo. Se non avete capito il dove andremo è perché ancora non avete visto la prima video recensione di struttura alberghiera, che trovate qui a questo link, questo pulsante, quindi cliccateci, non ve ne pentirete. E quindi la settimana successiva alla gara ci sarà prima il video recensione della struttura alberghiera e poi il video del weekend di gara. Sostanzialmente il numero di video non cambia, semplicemente il video a parte degli allenamenti viene sostituito dalla video recensione della struttura alberghiera. In questo modo credo non solo di efficientare la pubblicazione, ma anche di potermi concentrare meglio sui singoli video e quindi potervi offrire un prodotto di maggior qualità e soprattutto con maggiori contenuti. Perché spezzettare prove poi gara secondo me fa perdere anche un po' il senso e il flow di tutto il weekend di gara, che è proprio quello che voglio provare a portare su questo canale. Quindi secondo me questo assetto è molto più razionale, più logico e soprattutto più efficace. Quindi detto ciò, finito il pippone spiegone, fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre con il link qui sotto, spero apprezzerete, e ovviamente non dimenticatevi nella maniera più assoluta di iscrivervi al canale e soprattutto di seguirmi su Instagram, perché lì pubblico la maggior parte dei contenuti. Quindi per non perdervi nemmeno un post, nemmeno un video, nemmeno un'anticipazione, nemmeno un quiz, questa mia avventura nel mondo del karting, delle corse e di quella che è la mia più grande passione, che spero di star condividendo al meglio con tutti voi, seguitemi anche su Instagram, c'è anche Facebook, trovate tutti i link qui sotto. E questo è tutto quello che avevo da dirvi, spero che vi siate divertiti assieme a me. Non perdetevi il video di gara che verrà pubblicato tra qualche giorno. In realtà, quando voi state guardando questo video, io ho già corso. Ma in questo momento che lo sto registrando, io non ho ancora corso. Non so cosa accadrà. Ma voi, adesso che lo state guardando, già in teoria lo potete già sapere. Quindi voi sapete cose in questo momento che io adesso non so. Il multiverso è qualcosa di... Ci vediamo al prossimo video. Ciao!